Accese discussioni nell'ultimo consiglio comunale di Isernia, approdata in aula l'interrogazione del consigliere Cesare Pietrangelo collegato in videochiamata, interrogazione riguardante il taglio dell'erba, diverse infatti le segnalazioni di incuria in numerose zone della città e nelle borgate. Ho messo in evidenza il colpevole ritardo di questa amministrazione. Le precedenti amministrazioni avevano fatto effettuare in questo periodo già due volte la pulizia delle strade. Adesso ancora non viene completato neanche il primo passaggio. Il Consiglio Comunale mi è stato risposto che il mese di maggio ha impedito il regolare svolgimento dei lavori poiché c'è stato il cattivo tempo, e fin qui siamo tutti d'accordo. Allora io ho fatto presente all'amministrazione che quel periodo avrebbe dovuto dare loro il tempo di organizzarsi meglio. Replicando a Pietrangelo, l'assessore a ramo Vittorio Monaco ha parlato dei rallentamenti dovuti alle condizioni meteo avverse nel mese di maggio. Contiamo, ha detto, di completare i lavori di taglio entro il mese di agosto. Il parco mezzi del comune si arricchirà con nuove attrezzature per potenziare il servizio. Dal consigliere Raimondo Fabrizio la richiesta al sindaco di dare risposta alle operatrici che lavorano nell'asilo nido di Via Umbria, operatrici presenti in aula preoccupate per l'imminente scadenza del contratto con la cooperativa. Chiediamo una continuità educativa, una continuità per i bambini che frequentano, che non sono pochi, sono in circa tra i 16 e i 20 bambini, pur sapendo che in precedenza ci sono stati dei problemi perché noi comunque svolgiamo questa attività ormai da anni con fondi regionali. Quest'anno c'è stato il problema che la Regione non è riuscita a finanziare questo nostro progetto per via delle risorse economiche. Per cui il Comune è vero che si è fatto carico un attimino di un impegno da gennaio a 31 luglio. Il 31 luglio è alle porte. Sul tema asili nido dura la replica del sindaco Piero Castrataro in aula. Noi siamo stati la prima amministrazione che ha messo dei soldi propri per fare il servizio di asilo nido, mentre il famoso centrodestra che è stato riconfermato ha tagliato questi fondi che solitamente venivano trasferiti anche al comune di Isernia. Noi anche con le nostre indennità siamo riusciti a fare il servizio di asilo nido quest'anno. Il 31 luglio c'è la scadenza, non potevamo assolutamente prorogare il servizio perché in questo caso si sarebbe trattato di servizio privato e quindi di vantaggi privati su immobili pubblici. Ripartirà il nuovo bando e questa volta sarà dal 1 settembre al 31 agosto, le risorse saranno maggiori. Il Consiglio ha deciso di non aderire alla rottamazione delle cartelle e allo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro dei cittadini, misura prevista dalla pace fiscale del governo. Non è giusto privarsi di soldi rottamando le cartelle di chi non paga tasse, questa è la posizione del DEM Sergio Sardelli. In disaccordo il consigliere Giovan Carmine Mancini, al fronte delle perdite ha detto si recupererebbero capitali, e intanto il consigliere Pietro Paolo Di Perna ha richiesto la convocazione di un consiglio monotematico sull'AFASEB, il centro socio-assistenziale che da 3 settimane non riesce a garantire servizi.